Intanto buonasera, saluto Giorgio Rossi che è un ricercatore e oggi ci parlerà del danno biologico da esposizione ai campi elettromagnetici e alle radiofrequenze. Questo è un po' l'argomento cardine che andremo a sviscerare. Intanto buonasera. Buonasera a te Valentino e buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, io ti ho presentato come un ricercatore, però se ci inquadri un po' meglio di cosa ti occupi. Allora, come hai detto, io mi chiamo Giorgio Rossi, mi occupo di ricerca e di sviluppo di nuove tecnologie. Il focus principale, cioè l'obiettivo a cui mi dedico da più tempo è abbattere il danno biologico da esposizione ai campi elettromagnetici, i cosiddetti CEM, e a tutte le radiofrequenze. Ok. Allora, vabbè, diciamo l'argomento è abbastanza vasto. Intanto vorrei sapere te, in maniera particolare, come hai cominciato ad approcciarti a queste ricerche? Tanti anni fa, passando attraverso quello che erano le energie di geobiologia, cioè parlo di un argomento che viene considerato quasi antiscienza, no? Ancora oggi parlo di nodi di Hartmann, di la rete di Curie e così via. Okay. E ho incontrato delle persone che erano interessate, facevano delle misurazioni e ho cominciato a capire da giovinetto che non avevo capito niente. E quindi mi sono dedicato un po' a tutte quelle che erano un po' le medicine alternative e poi questa ricerca specifica sui campi elettromagnetici statici e dinamici di origine naturale, e poi ho sbattuto contro la realtà chiedendomi ma tutto quello che l'uomo produce in maniera artificiale, quindi i campi elettromagnetici artificiali che utilizziamo quotidianamente, ma quanto possono fare male? E da lì è partito tutta una serie di incontri e di studi che non riesco più a smettere di continuare a fare. Certo, immagino. E anche perché se parliamo di inquinamento, si parla di varie tipologie di inquinamento, ambientale e quant'altro, però l'elettromagnetico e delle radiofrequenze a volte passa un po' in sordina. E non solo quello, perché se tu chiedi a chiunque di farti un elenco di forme di inquinamento che lui ritiene naturalmente pericolose, vedrai che pochissimi metteranno nella lista l'inquinamento elettromagnetico, perché nella nostra testa l'inquinamento è solamente quello chimico, quello che inquina l'aria, forse l'acqua, naturalmente l'acqua dei fiumi, certo. No? E un po' anche il mare, dimenticandoci completamente del ciclo dell'acqua, altro argomento molto interessante da sviluppare. E quindi dal mare sale fino ai monti e ritorna al mare, e ciò comporta l'inquinamento dell'aria ma anche delle nostre falde d'acqua. Di conseguenza il risultato, inquinati i terreni e poi abbiamo inquinato anche tutti i nostri alimenti. Ecco da dove nasce la regola delle 3A, no? Aria, acqua e alimento. Ah, okay. Ti rendi conto di quanti argomenti abbiamo toccato in pochi secondi, eppure non abbiamo nemmeno accennato l'inquinamento elettromagnetico. Certo, infatti. Scusa Valentino, posso formularti io una domanda? Quante attività conosci che nell'operare non utilizzano l'energia elettrica? Oddio, attività di che tipo? In realtà poche, cioè l'energia elettrica ce l'abbiamo ovunque. Ecco, fammi un elenco di quello che ti passa per la testa. Che non utilizza, l'energia elettrica. Oddio, attività, se parliamo di agricoltura, ma proprio artigianale. Allora, vedi che questa domanda, che può sembrare banalotta, no? In realtà è un ottimo modello per fare un'analisi, no? Sì. Quando l'energia elettrica è la fonte primaria di ogni nostra quotidiana azione, quindi come possiamo pensare che tutta questa energia artificiale generata dall'uomo non incida sull'ecosistema alterandolo? Sì, questo indubbiamente. Abbiamo detto prima, facendo per esempio, no? Prova a pensare a un'attività che non utilizza oggi l'energia elettrica, e ci puoi pensare parecchio, ma
se non fai l'artigianato, ma anche uno che si mette a fare l'artigianato, prima o dopo una lampadina la deve accendere. Certo. Per vederci. Per cui noi siamo circondati da questo, no? Mm-hmm. Ecco, quello che normalmente, quando io sto con questi argomenti, sempre una persona, ma tante persone, mi chiedono, sì, ma scusi Rossi, ma non possiamo mica ritornare a vivere nelle caverne rinunciando a tutto ciò che ci offrono le tecnologie, no? Questa è la tipica domanda, no? Infatti. E ogni volta io rispondo, nessuno rinuncerebbe mai a ciò che comunemente utilizziamo, ma chiamare tecnologia o addirittura innovazione ciò che genera un danno biologico non mi sembra da sapiens. Ma per cui qualsiasi forma, diciamo, di campo elettromagnetico che viene generato crea un danno biologico a lungo andare? No, a lungo andare, dal presente. Ah, fin da subito. Sei coinvolto, perché se tu lo chiami artificiale, già vuol dire che per sua natura non è naturale, no? Certo. E quindi se va contro natura, il danno biologico è. Allora, il danno biologico da esposizione ai campi elettromagnetici, cioè l'inquinamento elettromagnetico, mm-hmm. è il problema più grosso, perché non esiste luogo nel pianeta che non sia alterato da questo fenomeno della fisica. Certo. E tu mi dirai, ma non è che l'energia elettrica, vedi che, come ti correggevo prima, per un motivo, non è che tutto il pianeta possiede l'energia elettrica. No? Ma questa domanda evidenzia già l'argomento del danno biologico, quindi l'inquinamento elettromagnetico non è così conosciuto, no? Viene poco trattato e quindi lo conosciamo poco, non solo, ma nella domanda che mi viene posta da te come da milioni di persone, facciamo un attimo il punto da esposizione ai campi elettromagnetici, no? E che non è generato solo, come ti dicevo, dalla rete elettrica. Parliamo per esempio delle radiazioni emesse da tutti i satelliti che sono geolocalizzati sopra le nostre teste. Ah, pensa a tutte le trasmissioni dei dati, quelli meteo, quelli delle televisioni, quelli della stessa nostra radio, quelli della telefonia. Poi pensa a tutti i punti radio, ricevitori, posizionati a terra. Quelli che dialogano con i satelliti e quelli che dialogano tra di loro e fanno da cella, ecco perché si chiama cellulare, a tutte le strutture riceventi. Pensa ai radar, ai radiofari necessari per controllare e determinare le rotte degli aerei, delle navi. Pensa alle trasmissioni dei dati digitali relativi all'industria, alle reti neurali, artificiali e ancora altro. Allora, dimmi se ti viene in mente un luogo salubre dove l'uomo possa ancora vivere senza subire un danno biologico. Direi non su questo pianeta, decisamente. Ma noi non abbiamo un pianeta B, no? Esatto. B, come scrivono i ragazzi, giustamente. Okay. Abbiamo questo, no? Ma per cui, cioè, l'idea di in qualche modo sottrarci a tutte queste influenze è... Questa è una domanda molto, molto insidiosa che vorrei spostarla un pochino più avanti. Ti do una semi-risposta, perdonami. Sì. Allora, a questo punto cosa possiamo fare, che ti chiedi, no? Allora, esatto. Quello che possiamo fare lo stiamo già facendo. Stiamo informando i nostri amici e ascoltatori che esiste un problema e che non possiamo più trascurare e che dobbiamo affrontare subito mettendo il massimo impegno, visto che su questo pianeta siamo già in 8 miliardi di persone e tutti desiderano avere a disposizione le tecnologie più avanzate e che sarebbe anche loro diritto averle. Certo. E per cui qua la domanda è cosa possiamo fare per proteggerci in qualche modo? Allora, prima di parlare di una protezione, perché sennò dopo qui vi farò arrabbiare tanti, no? Pensiamo ad iniziare con definire cosa sia il danno biologico. Ok. No? In questo modo possiamo determinare una scala di valori e confrontare la verità che possiamo conoscere oggi con i modelli utilizzati ancora oggi per determinare la classe di rischio per la salute dell'uomo. Ci tengo ad aggiungere un altro tassello, tanto per farmi conoscere, visto che il primo appuntamento lo faccio con loro, no? Io faccio parte di un movimento ecologista che si chiama Equitalia Solidale e sono il referente per il Friuli Venezia Giulia. Inoltre faccio parte della commissione scientifica di questo movimento, che compirà 11 anni tra qualche mese,
di cui il presidente della commissione scientifica è un certo Ennio La Malta. Ennio La Malta è uno dei padri fondatori del dentalismo italiano, colui che ha fondato negli anni 90, addirittura già negli 80, Accademia Kronos. E tramite i ricercatori che fanno parte del gruppo scientifico, noi facciamo tutta una serie di ricerche, ognuno per la sua competenza fa conoscere agli altri e mettiamo in discussione tutto quello che con lo sviluppo della fisica moderna, la meccanica e la fisica quantistica stiamo scoprendo che praticamente sta riposizionando tutto. Allora tu mi chiedevi, perché sei saltato subito al dunque, mi chiedi come possiamo difenderci. Esatto. E qui diventa difficile dare una risposta, anche perché io mi sento lusingato di essere stato chiamato per fare questa intervista, e tu fai parte con il tuo programma di un circolo che è un nome importante, quindi ci ha fatto vedere e ci ha fatto capire delle cose che scientificamente ancora oggi non vengono accettate. Allora se io tiro la prima bomba dicendo, siccome si parla sempre di schermatura, cioè di qualcosa che possa proteggere, e c'è chi dice che tenendo alcune pietre in tasca è sufficiente, e altri parlano di tecnologie straordinarie da applicare sul materiale. Sì. Allora, la meccanica e la fisica quantistica ci ha fatto capire che purtroppo il danno biologico, non la riduzione di un campo magnetico che può essere statico, può essere variabile, può essere una radiofrequenza, quindi trasmette in lettere, ma il danno biologico che noi riceviamo in prossimità, quando siamo in prossimità di un campo elettromagnetico qualunque, non può essere schermato. Ah. Perché lo spazio che c'è tra il nucleo di un atomo e i suoi elettroni permette a particelle di base molto più piccole di passare oltre. Per cui se tu pensi al vento solare, che è l'energia che permette la vita al nostro pianeta, sì, che oltrepassa con delle particelle, adesso non facciamo nomi, però diamo il concetto, vento solare con le sue particelle oltrepassa l'atmosfera, oltrepassa il pianeta e va oltre e oltre e oltre. E va di nuovo, per cui queste particelle sono quelle che creano quella interazione che porta al danno biologico. E poi dovremo cambiare anche unità di misura, perché oggi come oggi, quando si parla di inquinamento elettromagnetico, si determina, la scienza ha determinato, no, delle classi di rischio, e le classi di rischio tengono conto del fatto che l'organismo umano venga alterato e generi delle patologie anche gravi. Perché io devo aspettare che una montagna crolli per dire che c'è un problema, quando in realtà ogni giorno un piccolo sassolino si sgretola e cade lungo la parete di questa montagna? Cosa voglio dire in questo motivo? Noi dobbiamo iniziare a utilizzare un'altra unità di misura, che è la cellula. La cellula è quel mattone, il più piccolo mattone che compone ogni organismo vivente, quindi non solo l'uomo, qualsiasi organismo vivente, che separa il macro dal micro. E quindi se una cellula del nostro corpo viene trapassata, no, permeata, questa è la parola giusta, da un campo elettromagnetico, viene alterata, lei non può più compiere il suo lavoro, è sicuro che prima genererà un sintomo, e poi con l'andare del tempo una patologia che si concretizzerà nel tempo fino a giungere anche a un tumore. Non devo aspettare il tumore per dire che quel fenomeno della fisica è nocivo all'uomo. Certo. E questo non lo stiamo ancora dicendo. Ma quando una persona si trova di fronte a una problematica fisica, come fa a capire effettivamente qual è la causa? Allora, cosa intendi tu per problematica fisica? Un danno biologico? Un danno biologico, magari da un campo. Che si ripercuote in una possibile malattia. Esatto. Se vogliamo parlare del 3% degli italiani che si chiamano elettrosensibili, o di una percentuale un po' più piccola, che sono i MCS, cioè
coloro che hanno una sensibilità molto più alchimica, dobbiamo parlare di persone che hanno malattie così gravi e devastanti che non sono riconosciute. Ecco, se vogliamo parlare di queste persone, e lo stiamo diventando ogni giorno sempre di più anche noi, per cui la mia paura e per cui io mi sono dedicato negli ultimi 25 anni a questo problema, è perché ho paura di diventare uno dei tanti elettrosensibili. Cioè, pensa il 3% di 60 milioni di italiani, con una crescita del 5% ogni anno. È un disastro, eh? Assolutamente. È un disastro. Ecco, allora, la mia domanda è anche, oltre a quei 3% che magari loro stessi hanno riconosciuto la cosa, e quanti magari soffrono di qualche patologia e pensano che sia causata chissà da cosa e poi in realtà... La tua domanda è perfetta. Allora io ti posso dire, perché così mettiamo dentro anche queste care persone, gli elettrosensibili, ma lo siamo un po' tutti perché siamo permeati H24 365 giorni all'anno di un campo di campi elettromagnetici in radiofrequenza o della corrente di casa, per cui siamo tutti. No? In Italia ti posso dire che le persone che presumono o che hanno delle problematiche che possono fare riferimento all'inquinamento, al danno biologico dell'inquinamento elettromagnetico, 9 persone su 10 fanno il giro dell'oca, cioè fanno visite specialistiche di tutti i tipi per poi dirgli che sono mezzi matti, che non è vero niente. Sì. 1 su 10 gli viene riconosciuto magari dal medico di base o da qualche specialista che il problema è l'esposizione al campo magnetico, perché lui lo sa, quindi lui lo riferisce al suo medico. Siamo messi malissimo. E ci sono delle battaglie politiche da anni a livello parlamentare italiano, ma soprattutto europeo, perché tu pensa, la nostra tecnologia porta ad avere un 3% di italiani, ma in America, dove le tecnologie sono più avanzate, e non parliamo in Oriente, che lì penso che neanche non li calcolano quelli che stanno male, perché nascono solo per produrre, no? E in America è il 5%, 5% su 250 milioni di persone è un disastro. Cioè, allora la domanda importante è: se questo danno neurologico è così pericoloso, è così devastante, è così invisibile, ecco perché ce ne preoccupiamo, perché magari una scia in cielo ogni tanto la vediamo, ce la raccontano che è una cosa, pensiamo sia un'altra, non sia mai visibile. Ma la corrente elettrica, quindi il campo elettromagnetico, il danno biologico, non è visibile. Chi va a pensare che hai mal di testa perché sei ore e davanti al computer, o sei vicino a un traliccio di un'antenna o una linea di alto di media tensione? Pochi, no? E quindi ancora oggi non possiamo, costruiamo cose che non vanno vicino a scuole, ad asili, quindi che eliminiamo il futuro della nostra popolazione facendo errori su errori. Ecco, io quello che posso consigliare e consiglio sempre a queste persone è una tecnica, ma ce ne sono tantissime, ma ci tengo a parlare questa, si chiama bioelettronica di Vincent. È uno strumento che analizza praticamente i 3 liquidi del nostro organismo, quindi parliamo di sangue, che è quello che porta l'energia in tutto il corpo, della saliva, che ti dice l'energia che si sta sviluppando all'interno dello stomaco, e poi l'urina, cioè quello che noi scartiamo, lo diamo come scarto. E abbiamo la possibilità di fare un'analisi guardando 3 parametri per ognuno di loro, quindi 3 per 3 diventano 9 parametri. I parametri sono il pH, quello che si scrive non P grande e H piccolo, come devo scrivere spesso, che vuol dire professore in inglese, ma P piccolo e H grande, quindi potenziale di idrogeno, quanto idrogeno abbiamo nei liquidi che stiamo valutando, l'ossido riduzione, cioè se ci sono c'è più ossigeno o c'è più idrogeno, la semplifico, o H più o H meno, cioè capiamo un attimino se nello stomaco c'è un'ossidazione o c'è una riduzione, cioè se aiutiamo il corpo a lavorare, e poi l'urina per capire cosa scartiamo. Okay. Perché se noi facciamo un'analisi dell'urina, per esempio
quando tu fai un esame di urina, sai che noi siamo in salute in Italia tra gli asterischi, non perché tu sia una persona diversa dagli altri, ci sono degli standard, quindi tu stai negli asterischi. Per quanto riguarda il pH, ti dicono se è superiore a 4 o inferiore a 8, no, va tutto bene, ma da 4 a 8, a 4 sei molto, a 8 sei, 8, sei molto, quello che sei in mezzo è sicuramente sei in vita, ma la qualità della vita non ti spiegano. Quindi con questo strumento in pochi minuti, con prelievo di sangue, un po' di saliva e con la tua urina, riesci a incrociare i dati e quindi troviamo il nostro punto salute o quanto distante siamo dal punto salute. E quindi capiamo se il bioterreno si è spostato e si è spostato da che parte, e questo spostamento ci indica quali sono le cellule appartenenti magari a un tessuto, a un sistema tessuto che è un organo, che non sta funzionando correttamente, per cui ci ritroviamo a essere, ad avere dei sintomi che non capiamo. Questo ci permette anche di capire quando siamo esposti a tantissime cose, non solo gli alimenti all'aria, ma anche i campi elettromagnetici, se utilizzare questi campi magnetici il nostro corpo riesce a compensarli, oppure se man mano si ammala sempre più. Interessante, interessante. Questo sarebbe un esame da fare tutti quanti. È un esame che dovrebbero fare tutti quanti, e purtroppo la maggior parte dei medici non sanno. Se tu gli dici BEV, no, via elettronica vincente, oppure BTA, no, analisi del bioterreno, ti guardano con due occhi, come dire, ma non è che è nata ieri, ha 80 anni di storia clinica e utilizzata, eppure. Siamo ancora a misurare su un prelievo del sangue, no? Magari fatto anche non in maniera percaduta, perché tu sai che quando fai un prelievo del sangue, normalmente risucchi il sangue che va da dentro nel contenitore che porterai. Quindi stai trasportando più la parte plasmatica, cioè la parte acqua, e poi la corpuscolare. Su un prelievo sbagliato, poi ti fanno i calcoli, i globuli rossi, i globuli bianchi, piastrine, e ti dicono che sei dentro o fuori a gli asterischi da un prelievo che non è fatto per esempio per caduta, perché se ti esce da solo il sangue e prendi la provetta in tal quale, così com'è, sarà diverso, no? Quindi vedi che qui si aprono 100.000 argomenti mai toccati, mai considerati, che invece dovrebbero essere i primi elementi di analisi per valutare qual è la realtà della situazione in cui viviamo. Siamo super circondati, parliamo solo del nostro argomento, quindi i campi elettromagnetici, siamo circondati, come abbiamo detto, di tecnologie, a cominciare dalla linea elettrica che piace tanto a te, che abbiamo in casa, sì. No? Quindi questo filo nascosto sotto un'altra che crea tutta una serie di circuiti che ridondano dove tu sei immerso dalla mattina alla sera, senza pensare a tutte le tecnologie. Una mattina io mi sono svegliato, mi sono seduto sul bordo del letto, ho cominciato a pensare tutte le cose che vanno con accumulatori, le cosiddette pile, o che vanno in bassa tensione, o che vanno con la corrente diretta, che utilizzerò da quel momento alla sera. Cioè, io ho sempre in mano qualcosa che va a corrente. Sì, perché quando parliamo di corrente è proprio qualsiasi dispositivo che abbiamo. Bravo. Che ci circonda. E quindi corrente vuol dire campo elettromagnetico che fluisce, che esca da una batteria. Poi, ecco, un altro argomento, no? Allora si parla tanto di elettrosmog, e tu vedrai che su tutti i libri trovi descritto l'elettrosmog come un fenomeno della fisica che riguarda sia la corrente elettrica che dici tu, sia quello che è la radiofrequenza. Ma in realtà è già un errore di fondo, perché nell'elettrosmog non c'è radiofrequenza, perché tu non emetti nell'aria niente, sì, c'è un campo magnetico che esce fuori dal conduttore, cioè dalla parete del conduttore, quindi dal muro che si dimezza con il quadrato della distanza, però io non sto trasmettendo in etere, si disperde un campo magnetico, mentre quando io trasmetto via radio, guarda, già diciamo la parola e siamo già messi male, no? Via radio, in etere, on air, no? Trasmetto dei dati sotto qualunque forma, quindi è un campo magnetico modulato nel tempo, lì dentro c'è anche il campo elettromagnetico e quindi anche l'elettrosmog, ma sono due cose diverse. Un'altra cosa che ancora nessuno ha mai parlato
è quello che io ho classificato, ho inventato come parola, che si chiama electronic smog, perché quando tu hai una struttura elettronica, un dispositivo, un device alimentato dalla corrente elettrica, poi lo fai a passare attraverso a dei circuiti, attraverso delle componenti elettronici. Se hai un oscilloscopio ti rendi conto che se io vado a monte di una resistenza, di un condensatore, di una qualunque componente che ti viene in testa, o una forma d'onda, dopo a valle, dopo che lui ha fatto il suo lavoro, la forma d'onda cambia. Quindi ogni componente elettronico genera, oltre che un campo magnetico che si disperde da lui verso l'aria, anche una piccola radiofrequenza, perché muta la condizione dell'andamento del campo magnetico a monte e valle di se stesso. Quindi abbiamo elettrosmog, electronic smog e radiofrequenza. Bisogna separarle, bisogna studiarle in maniera diversa e dopo bisogna vedere cosa accade quando tu esponi una cellula, non dico un organismo complesso, una cellula che basta, a questo, e con la via elettronica di Vincent vedi come cambiano la cosiddetta resistività, come, e lì sarebbe da aprire un mondo infinito, come le strutture dei cluster, i grappoli della nostra acqua che ci compone, mutano proprio perché radiati e permeati da qualcosa di artificiale che impedisce all'organismo di svolgere le sue funzioni, le cellule svolgere le funzioni come sono nate per loro natura. Qualsiasi alterazione di una cellula, quello è un danno biologico. E quando parli di cluster d'acqua, prendiamo in considerazione un po' gli studi di Masaru Emoto anche? Guarda, io sono un discepolo di Masaru Emoto, conosciuto, collaborato, e lui mi ha dato molte indicazioni per gli studi che ho fatto, quindi parliamo solo di Masaru Emoto. Ma prima di Masaru Emoto... Scusa un secondo, chiedo ad Angela che mi ha scritto, che non si sente tanto bene, se sta seguendo da streaming o da radio, ecco. Vai. Masaru Emoto, dicevi? E Masaru Emoto è stato quello che nella sua vita è stato un grande perché senza sapere avevo un'idea, ma è riuscito a rendere visibile l'invisibile, no? Nel momento in cui io vado a prendere una goccia d'acqua, la porto a meno 25 gradi, poi la faccio risalire con la temperatura fino a meno 5 e faccio tutta una sequenza di fotografie, vedo come si forma la geometria del cristallo di ghiaccio. E lì ho bloccato e ho visualizzato quella è la realtà. Quindi non solo, di Masaru Emoto possiamo dire moltissimo, no? Le parole, le cose, però se noi la mettiamo vicino al telefonino dell'acqua, se la mettiamo vicino alla presa di corrente, se la mettiamo vicino a un televisore, cosa c'entrano questi dispositivi con la natura dell'uomo? Niente. Niente. E quindi la subiamo. La subiamo già come sotto forma di energia, senza pensare alle parole che vengono messe dentro a questa trasmissione dei dati, già come campo elettromagnetico. Certo. E non è un caso adesso che il massimo della ricerca è venuto fuori una settimana fa, che per capire come vengono modificati i dati, quindi come si vengono rubati dentro in un computer, hanno pensato bene di fare l'analisi dello spettro elettromagnetico e capiscono che rispetto a un flusso regolare c'è un cambiamento perché qualcuno è subentrato dentro dei dati digitali che li sta rubando. Questa è l'ultima novità, l'ultima frontiera della ricerca. E quindi vedi, il campo elettromagnetico è tutto, non può esistere niente che non sia il campo elettromagnetico. E non parliamo di quello naturale, che lì è un altro mondo che va in conflitto, ma proprio di tutto quello artificiale. Certo. E non vorrei proprio oggi aprire una porta che è enorme, quello del discorso che tutti sono preoccupati, almeno tanta gente ha cominciato ad essere preoccupata, del 5G. Ma io dico, negli ultimi 20 anni, 25 anni che ho predicato della corrente elettrica di casa, quello che dici tu, i 50 Hz dei 230 volt, sì, e tutte le altre radiofrequenze, ma dov'era sta gente? Perché solo col 5G? Per cui tu dici che non è più pericoloso di quello che già abbiamo?
No, io non ho detto questo. Io, allora, se vogliamo parlare di quell'argomento specifico, cominciamo a dire le cose come sono. Il 5G è la quinta generazione dell'elaborazione dei dati digitali. Quindi è un modo di comprimere i dati, in maniera di avere più velocità di trasmissione dei dati. Quello è il 5G, è un modello matematico. Un modello matematico non ha mai fatto male a nessuno, se non lo applichi. Poi, dove utilizziamo il 5G? Cioè, questo modello matematico cosa ci serve? A far passare più velocemente i dati da un punto a un altro. Se noi utilizziamo la fibra ottica, quindi un canale di vetro dove le pulsazioni alla velocità della luce da dove partono sono già arrivate al fine, e questo ci arriva dentro casa, almeno che tu la fibra ottica non la punti alla pupilla, quindi che questa lampeggia impercettibile a te, troppo veloce, vada a ledere l'occhio, il 5G come modello matematico non è un problema. Quando comincia a essere il problema? Quando tu questi dati pulsati li trasmetti via etere. E quindi a seconda della banda di frequenza che utilizzerai, tu sai benissimo che con il 2023, no, smetterà il digitale terrestre, quello che utilizziamo oggi a casa, avremo il secondo con un'altra banda di frequenze, perché liberiamo la banda di 700 MHz per il 5G. Quindi la stessa banda che adesso ci serve per ricevere le televisioni. Io non ho visto gente in piazza gridare contro il digitale terrestre perché crea il danno come il 5G. E non ho visto neanche gente arrabbiarsi per il 4G, ma neanche per il 3G, neanche per il 2G, e non ho visto neanche lamentarsi nessuno perché hanno la corrente a casa. Quindi il danno biologico c'è a prescindere, in tutti i casi, chiaramente, a seconda della metodologia e della trasmissione dei dati e delle potenze e del tempo a disposizione, si crea una catena per cui più noi innalziamo la frequenza, più passano i dati, ma anche più creiamo danno biologico, perché ci allontaniamo da quello che deve essere il comportamento per sua natura, per niente non lo cambiamo artificiale. Concludo questa frase dicendo, ma come può essere che nel trentennio che abbiamo appena iniziato del terzo millennio, ancora oggi venga chiamato inquinamento elettromagnetico e tutti affermino, compresa la scienza, che non è nocivo? Perché lo chiama inquinamento allora? Perché inquina poco, o perché lo si conosce poco forse. Ed è quello il motivo per cui ti ringrazio e questa sera siamo qui a dire tante, tante, tante cose, forse anche troppe per un colpo solo. Ci sarà bisogno magari ancora di un'altra trasmissione. Sì, 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 e la faremo sicuramente magari via Skype, che è meglio. Va bene, per sicurezza. Troveremo il modo, e dopo se mai ci hanno sentito male grazie alla tua registrazione e il canale YouTube, magari se la risentiranno. Certo, avranno l'opportunità di riascoltarla. Ma allora, se questa ti chiedo, se questo 5G non è più pericoloso magari di altre tecnologie. Non ho detto questo. Diciamo l'applicazione. Il 5G, io voglio sottolineare che il 5G è pericoloso tanto quanto quelli, le generazioni che lo precedono, compreso la corrente elettrica. Poi il problema sarà non quando nel 2023 utilizzeranno i 700 MHz, cioè la stessa banda che oggi utilizziamo, ma quando andremo a bande con frequenze molto superiori, quando il pianeta sarà circondato da migliaia e migliaia di satelliti per far sì di avere la copertura globale, perché sarà la prima volta nella storia dell'uomo che il pianeta nostro sarà circondato a mezza quota, cioè rispetto ai satelliti che utilizziamo adesso, da piccoli satelliti che vanno a fare la copertura.
quindi tu non avrai un luogo dove non tu abbi, non abbia il segnale, e dove tu hai il segnale hai la radiazione, e quindi questo produrrà un danno biologico su tutto il possibile. Un bel problema da un certo punto di vista. Non solo, la gente non si rende conto, sì, che l'obiettivo finale ce ne sono due, uno brutto che non voglio toccare, cioè quello del controllo dei popoli, ma un argomento che non voglio, l'ho già detto così e già ho detto troppo. Io okay. voglio fare capire un'altra cosa. Sì. Perché abbiamo bisogno di tutti questi satelliti e di avere questa grande copertura? Perché il business che è appena partito, ma che è il nostro futuro, cioè soldi per fare soldi, è il cosiddetto business space, cioè il portare verso fuori dall'atmosfera o negli stati dell'atmosfera materiale e persone, il nuovo turismo che vai a vedere il pianeta da fuori, certo, ma anche tutto quello che verrà portato dal pianeta Terra verso la base che verrà costruita sulla Luna e dalla Luna ritornare indietro, perché siamo stati così bravi da costruire adesso dei missili che in parte rientrano, quindi io posso portare tonnellate di materiale sulla Luna, ma posso anche costruire qualcosa sulla Luna e portarla direttamente sulla Terra. Quindi questo diventano delle vere e proprie autostrade che romperanno continuamente la placenta che si chiama atmosfera. Ok. Per gestire, Giorgio, questi corridoi, ti fermo un attimo. Del 5G. Ma il 5G sarà solo momentaneo, perché con il 5G creano questa nuova rete. Ecco, un'altra particolarità che non molti sanno, perché il 5G sarà un cambiamento epocale, nel senso che se tu pensi, fino adesso la telefonia appoggia sulla rete internet, giusto? Giusto. E con il 5G, forse non ci avrai pensato, ma è la rete internet che appoggerà sulla telefonia. Ah, questa è una grande rivoluzione, perché tutti questi nuovi satelliti creeranno questa rete neurale che è attorno al nostro pianeta, e lì la telefonia, cioè i dati digitali per la comunicazione anche vocale, quindi anche vocale, perché non ci rendiamo conto che un dato nel momento in cui è digitale è composto di 0-1, lui non gli interessa se sta passando la corrente o se sta passando una voce o se sta passando una formula matematica, è sempre 0-1. E quindi cambierà totalmente tutto. Nel momento in cui il 5G funzionerà, cioè avremo la copertura, passeremo subito al 6G, e dove le prove le stanno già facendo, che vuol dire moltiplicare per 1000 volte quello che è la velocità di trasmissione dei dati, no, rispetto al 5G, non rispetto al 4G che è già 100 volte di più con il 5G. Quindi cominciamo. Perché abbiamo bisogno di questo? Perché se dobbiamo condurre un qualunque veicolo senza il pilota dentro, sì, tu devi avere una latenza, cioè un lasso di tempo tra la trasmissione del dato e il ricevimento del dato che deve essere di un millisecondo. Se no, su una curva, un'automobile, una corriera, un camion, come fa a girare? Certo. Un missile che si sposta di un centesimo di grado nella sua orbita, a chilometri di distanza e viaggiando 28.000 chilometri di velocità, come fa? Cioè, quanto angolo perde? Quindi abbiamo bisogno anche per costruire, perché se vuoi avere un'immagine olografica, cioè invece di avere la basetta con il televisore piatto di casa, tu vuoi vedere l'immagine che esca dalla basetta senza avere più lo schermo, quindi l'ologramma, devi sparare miliardi di dati al secondo per avere questa continuità dell'immagine e quindi questa tridimensionalità. Ma tutto questo, no, bellissimo, stupendo, fantastico, che ci porta verso un futuro del tutto diverso, quanto inciderà sulla vita? Perché per essere morti e avere la tecnologia, dopo veramente lasciamo in mano agli umanoidi, perché di noi non ci rimane niente.
Infatti, quando si parlano di pelle, medicina, si parlano di tantissime cose, sia a distanza, tutto quello che vuoi, però dietro, allora, mi hanno insegnato questa frase che penso possa anche chiudere un po' la parentesi di tutti i tanti discorsi che abbiamo fatto dentro. Mm-hmm. Fino adesso, la tecnologia promette molto, ma nasconde molto di più. Questa è la frase che ognuno di noi deve tenere presente quando ritiene opportuno comprare una nuova tecnologia. Per far che cosa? Perché devo, Valentino, parlare con te ogni giorno e diventare amici e non vederci mai? E se ci vediamo, ci vediamo attraverso uno schermo. E questo è l'umanità del futuro e del presente? È questo che migliorerà, abbiamo parlato di argomenti, abbiamo toccato i personaggi dove la filosofia è la filosofia dell'umanità. Cioè, oggi come oggi io sto cercando di creare un nuovo patto tra l'uomo e la natura, non disumanizzare la natura. Certo. Quando mi vengono a dire stiamo costruendo delle apparecchiature che riescono a catturare la CO2 che l'uomo produce inquinando, e io gli dico, scusate, da tanti milioni di anni ci sono le piante. Tagli la pianta per produrre il calore, per fare la corrente, per fare una macchina che cattura il CO2, ma è una pazzia. È una pazzia sotto ogni punto di vista. Sì, indubbiamente, però ce ne sono tante di pazzie di questo genere al mondo d'oggi. Ma ce ne sono, mi sembra che ci sia solo pazzia, perché basta vedere cos'è successo in questi ultimi 2 anni. Questa malattia ha rovinato più psicologicamente che fisicamente. Ah, certo. Ci sono state rotture nei rapporti all'interno della famiglia, cioè la colonna portante di una società. Si sono rotte amicizie, si sono rotti amori, è successo di tutto e di più di ciò che non vogliamo. Allora, io ho tentato in questi 2 anni e mezzo di spiegare attraverso le conoscenze che ho, gli argomenti che ho, e l'importanza di ritornare a essere liberi. Ma questa mattina mi sono reso conto che forse è il caso che io inizi a parlare di come si diventa schiavi. Perché ho visto che quella porta di come diventare liberi, la gente non riesce più a liberarsi. Una persona inclinata su un vetro, su uno schermo, per ore e ore durante il giorno, senza alzare la testa, sbattendo dentro gli altri. Ma ti rendi conto che su certe città hanno fatto i segnali messi a terra perché la gente non guarda più davanti? Purtroppo. Sai cosa vuol dire spostare di 5 gradi in avanti la testa, portarla fuori dal baricentro? Quali sono i danni fisiologici dalla colonna vertebrale allo spostamento del cervello, all'inquinamento che hai perché respiri male, perché sei, cioè, un disastro. Siamo delle bombe umane senza più un pensiero proprio. Viviamo, siamo nati unici e stiamo combattendo per diventare fotocopie. Sì, diciamo che quello è un messaggio che ci viene un po' calato dall'alto, a mio avviso. Ma mio nonno mi diceva, qui si parla di business, no? Ti vendono qualcosa e tu ti senti in necessità di comprare qualunque cosa, non solo la tecnologia, qualunque cosa. Mio nonno mi diceva tanti anni fa, purtroppo, ma già tanti anni fa l'aveva capito, lui è lì per vendere, tu sei dall'altra parte per acquistare. Come puoi pensare che attraverso una non conoscenza, cioè una competenza data a un dispositivo dato in mano, cioè non sappiamo più scrivere, non sappiamo più leggere, non abbiamo più l'attenzione, non riusciamo più a dialogare. Perché? Perché ci confrontiamo e parliamo col telefonino. Non parliamo più, stiamo parlando con una plastica. Abbiamo perso molto del contatto umano. Fermati lì, abbiamo perso. Questo è il problema.
Vorrei dirti anche un'altra cosa, toccare l'argomento della molecola dell'acqua. Mm-hmm. Perché adesso io ti faccio una domanda banale e tu mi risponderai come sai, perché te l'hanno insegnato. Quanto è importante l'acqua nel nostro corpo? Direi indispensabile, perché è una percentuale preponderante del nostro corpo. Bene, bravo. Qual è la percentuale che tu pensi sia? Parlano di da un 70 a un 90%. No, il 90% è appena nato. Parlano a seconda dell'età da 70 a 85%, sì. Ma quello è il peso dell'acqua rispetto al peso del tuo corpo. Mm-hmm. Ma tu sai, e non voglio andare oltre perché potrei dirti anche cose diverse, che l'acqua, per come ci hanno insegnata, è composta da ossigeno e idrogeno. Sì. Che sono gli elementi più leggeri di tutte le sostanze presenti sul nostro pianeta. Ok. L'idrogeno ha un elettrone, l'ossigeno ne dà due. Giusto? Sì. H2O, esatto. L'ossigeno, perfetto. E allora, se noi misurassimo tutti gli atomi della sostanza ossigeno e idrogeno presente in un organismo, la molecola d'acqua rappresenta il 99% degli atomi. L'1% sono tutte le altre sostanze responsabili della vita. Per cui in realtà siamo una percentuale immensa d'acqua. 99%. Quindi adesso ti faccio un altro passaggio. Noi con la fisica moderna, quella che era prima e che utilizziamo ancora oggi della meccanica e della fisica quantistica, con la fisica moderna, sull'1% abbiamo per convenzione, non perché sia reale, ma perché si mettono d'accordo gli scienziati, abbiamo definito tutte le leggi della fisica, della chimica e della biologia, trascurando il 99% della realtà che è fatta dall'acqua. Secondo te, che tu non hai studiato, può esserci la verità nell'1% trascurando il 99%? Oddio, difficilmente, diciamo. Bene, quindi quello che noi sappiamo non è la realtà. E quindi bisogna ricominciare da capo. E ricominciamo da capo, e cosa cominciamo a capire? Che chi è il maestro dell'orchestra, cioè chi regola qualunque legge della fisica, compresa le regole della vita, è la molecola d'acqua. Perché fino adesso ce ne siamo dimenticati? Perché noi l'abbiamo considerato solo una materiale in cui le altre sostanze, quando si incontrano, possono reagire per creare una determinata sostanza. Le regole della chimica. Ma intanto la chimica non può esistere se non ci sono le regole della fisica, perché le sostanze non è che si muovono come pensano loro e con un loro principio, hanno un principio legato alle leggi della fisica, e i modelli matematici si fanno capire quale legge della fisica è entrata in funzione in quell'attimo. Quindi oggi sappiamo, perché se era tolto il 99-1, che è l'acqua che determina se due sostanze si devono incontrare e se queste sostanze devono reagire per produrre che cosa. E non vorrei entrare sul discorso della memoria dell'acqua, perché sarebbe troppo lunga. Certo, sì, vabbè, avremo magari però altre occasioni. Però se siamo fatti d'acqua e siamo permeati da qualcosa di artificiale, cosa può succedere di buono? Poco. Bene, quel poco è quello che è il margine tra come stai e la tua morte. Certo. Allora, stiamo intervistando Giorgio Rossi, lo ricordo per quelli che ce lo chiedono, insomma, che magari si sono collegati successivamente. E giustamente qualcuno ci chiede, ok, abbiamo parlato tanto di questi campi magnetici, abbiamo parlato della composizione del nostro corpo e quant'altro, ma sostanzialmente, se vogliamo difenderci, non abbiamo ancora toccato bene questo argomento.
perché è un argomento molto difficile. Io sono 25 anni che sto cercando di capire quali possono essere le modalità per non schermare, perché abbiamo detto è impossibile schermare, esatto, perché quella falco di energia che crea il danno biologico, non ciò che può limitare un campo magnetico, perché io posso creare un tessuto, un materiale, una vernice, qualunque cosa, e mi metto a misurare con uno strumento, prima di mettere davanti lo strumento il materiale, quanto campo elettromagnetico c'è, con le sue caratteristiche, la sua intensità, la sua forma d'onda, la sua frequenza, poi metto il materiale e dico guarda, è decaduto dell'80%, del 20%, del 50%, il mio materiale, se io lo metto davanti a me, no, mi protegge dal campo magnetico, sì, ma non dal danno biologico. Ah, per cui quando anche alcuni ricercatori magari parlano della gabbia di Faraday piuttosto che altri strumenti? Guarda, la gabbia di Faraday è un discorso, tutto quello che stiamo parlando così con leggerezza e mettendo lì le parole, in realtà ogni parola che io dico dovremmo metterci là una trasmissione. Okay. La gabbia di Faraday, sappiamo come funziona la gabbia di Faraday. E quindi sappiamo, o almeno immaginiamo, che stare dentro e stare fuori di una gabbia di Faraday fa la differenza. Non lo so se con il danno biologico, sicuramente limita il campo elettromagnetico che da fuori incide verso dentro, okay, però dipende anche un attimino se sono nelle condizioni di essere dall'altra parte. Che cosa ti sto dicendo? Un frigorifero, che è un contenitore di latta dove con un motore elettrico e un sistema di refrigerazione ci permette di mantenere i cibi alla temperatura che desideriamo, sì, il motore ce l'ha per dentro, non ce l'ha per fuori. Sì, esatto. Quindi i cibi sono dalla parte dell'inquinamento, non dalla parte opposta. Ah, ok. Prima cosa, ti faccio un altro esempio. Quando siamo dentro nell'automobile, e stiamo viaggiando, il motore e i circuiti elettrici, i circuiti elettronici sono all'interno dell'abitacolo, non sono fuori dell'abitacolo. Quindi faccio solo uno degli esempi possibili. Quando io faccio una telefonata col mio smartphone, col mio cellulare, stando dentro nell'abitacolo, io moltiplico il danno biologico 25 volte rispetto a fermarmi e scendere. Sì. No, questo... Perché io sto caricando la polarità verso dentro e non verso fuori. Quindi capisci che andare a parlare di soluzioni, di schermature, di gabbie di Faraday o altre cose più strane, perché se ne sentono ogni giorno, diventa difficile. Soprattutto diventa difficile se non teniamo conto di quello che ti ho detto prima. Che cos'è il danno biologico, non cosa vuol dire limitare il campo elettromagnetico, cosa vuol dire sapere che il 99% degli atomi compongono il nostro corpo e sono ossigeno e idrogeno, quindi quasi sempre molecole d'acqua, se no l'idrogeno sai che è il collante di tutte le sostanze più o meno, no? Ecco, e l'ossigeno serve per fare anche altre funzioni, non solo quelle di comporre le molecole d'acqua. Cioè, se non teniamo conto delle nuove conoscenze e di ciò che sappiamo ormai sia una realtà confermata da modelli matematici, da esempi, da sperimentazione e da dati tecnici, possiamo dire qualunque cosa. Purtroppo siamo ancora radicati. Come faccio io a dirti, ti faccio un altro esempio di un'altra valutazione. Lo sappiamo da tempo, perché anche la fisica moderna ce l'aveva detto, che il nostro universo è composto del 4% di energia atomica, cioè derivante dall'atomo, mentre il rimanente 96% è materia scura e energia oscura, che lo stiamo ancora in qualche maniera definendo, e io sono andato oltre per cui anche quelle non esistono, ma comunque restando su questo modello matematico, 4% è l'energia atomica, 96% è qualcos'altro che noi non utilizziamo. Anche in questo caso, nel 4% c'è la verità, nel 96% che trascuriamo non c'è niente. Quindi tu sai che qualunque cosa noi facciamo, qualunque cosa noi miglioriamo,
sono multipli e sottomultipli di misure atomiche. Quindi noi stiamo usando strumenti che per il 4% dicono la verità, dimenticandosi del 96%. Di che cosa stiamo parlando? Di convenzioni. Quindi non di realtà. Certo. Quindi uno in bar che dice la più grande cazzata di questo mondo, in realtà potrebbe avere ragione. Forse è meglio che studiamo ancora. Ed è quello che faccio io quotidianamente. Cercare di capire. Ok. Nel cercare di capire, accenno solo, sì, siamo riusciti con 20 anni di lavori fatti, sbagliando e risbagliando e risbagliando, a trovare una serie di materiali, e accenno solo questo senza andare avanti, con caratteristiche piezoelettriche, sì, e questi materiali presenti in natura, se correttamente miscelati e dosati, creano una banda che riesce a proteggere dal danno biologico perché operano in una determinata banda di frequenze necessaria a proteggere i meccanismi biologici della cellula. E mi fermo. Ma ti fermi sul più bello, perché adesso ci hai venduto la soluzione, o almeno in parte, e quindi devi darmi ancora spazio in una prossima puntata. Ok, per cui la prossima puntata approfondirai questi materiali e queste miscele che in qualche modo aiutano ad aiutare ad abbattere il danno biologico. Abbattono il danno biologico, non è che schermano, però vanno... No, abbiamo detto, non è possibile. Esatto. Non è possibile. Ma come... Allora, la chiudiamo quella della schermatura, te la dico così. Sì. Se l'uomo fosse in grado di, non è possibile, ma facciamo l'ipotesi, sì, di creare un materiale che impedisce, perché si nasconde dietro, lui si nasconde dietro questo materiale, impedisce ai campi elettromagnetici di permearlo senza creare un danno biologico, impedirebbe al vento solare di passare oltre questo materiale e noi moriremo. Semplicemente. Quindi la schermatura è un discorso di cui non dobbiamo parlare. Ok, schermatura no. Però ti faccio un esempio. C'è chi vende magari quei dispositivi che dice, se tu te lo tieni attaccato al corpo, fai in modo che la frequenza del tuo corpo vada in armonia con quelle che ci sono, o il contrario, insomma, nell'ambiente, e non ti crea un danno. Questa è una cosa possibile o è fantascienza? Allora, io ne ho sentite di tutti i colori. Sì, ma certo. Però tutti ti dicono e cercano di dimostrarti con degli strumenti a base atomica, come abbiamo detto il 4%, che il campo che perturba quell'organismo da proteggere, quel campo lì viene ridotto perché viene interposto un materiale di un certo tipo, una sostanza di un certo tipo. Domanda, e il danno biologico? Non viene considerato. No, perché anche la legge, cioè tu pensa che le leggi che abbiamo in Europa, il campo magnetico di una calamita, tanto per dirti, no, che è statica, e il campo magnetico della tecnologia più avanzata deve seguire le stesse leggi e gli stessi canoni. Pare possibile determinare la verità così? No, certo. Bene, e così è. Sì, però diciamo, in tutti i campi, abbiamo notato anche negli ultimi anni, vengono poco esplorati quelli che sono i danni all'essere umano di tutto quello che è evoluzione, tecnologia, farmaceutica. Allora, ti posso dire due cose. Se parli con la gente... Io dico la signora Maria perché era il nome di mia madre, sì, quindi uso questo. Se parli con la signora Maria, alla fin fine sai cosa ti dice? Di qualcosa bisogna pur morire. Esatto. È inutile morire sani. Se invece parliamo tra io e te, e spero che noi facciamo parte delle persone con un livello intellettivo un po' più alto degli animali, non dico degli umani, ma degli animali, sì, Dobbiamo anche dire che la malattia è un business che rende. Ah, certo. Tu pensa se tutto quello che ho detto venisse applicato, da domani mattina non ci sarebbe più niente che funziona sul pianeta, perché gli verrebbe tolto
le capacità di essere utilizzato perché è dannoso. Allora si creano le classi di rischio, no? Sì, è dannoso, però non è così dannoso. Allora, nel 2001, dopo ricerche, migliaia e migliaia di ricerche in tutto il mondo, l'OMS è stata costretta a dichiarare che il campo elettromagnetico, quello che tu dici, la corrente di casa, crea un danno con un rischio di classe 2B, possibile cancerogeno. Ah, possibile. Allora, possibile, che non è probabile che classe 2A, possibile cancerogeno, te lo scrive lì, ma io ho chiesto a persone anche illustri, ma mi spiegate cosa vuol dire possibile cancerogeno? Che non esiste una correlazione diretta tra l'esposizione in campo elettromagnetico e la promozione di un'alterazione che generi poi un tumore. Ma perché io devo aspettare 5-6 anni per capire se quello crea un danno? E allora, nel momento in cui tu metti la classificazione possibile danno biologico, quindi possibile cancerogeno, vuol dire che promuove tutti gli altri sintomi, tutte le altre patologie. Certo, ma non dovrebbe esserci un principio di precauzione su queste cose? Sì, ma il principio di precauzione si basa sul fatto che l'acqua è il 70% del corpo e che le leggi della fisica sono sotto multipli della potenza della misura atomica e che il 4% è sufficiente per avere in tasca la verità. Sì, certo. E che la cellula non deve essere presa in considerazione se è alterata, ma dobbiamo aspettare il tumore. Pensa che dal 2001 abbiamo dovuto aspettare il 2011 perché l'OMS costretta dichiarasse che la radiofrequenza, quindi i campi magnetici modulari in trasmissione dei dati, genera la classe di rischio 2B, possibile cancerogeno. Cioè, i scienziati di tutto il mondo che dicono che andremo su Marte hanno dovuto spendere dieci anni per dire che la corrente elettrica, come dici tu, che alimenta un qualcosa che trasmette dati, crea il stesso danno biologico della corrente che lo alimenta. 10 anni. Capisci in che condizioni siamo? Sì. Adesso, con le pressioni fatte sul discorso anche del 5G in tutto il mondo, l'OMS ha dichiarato che con l'innalzamento delle frequenze e l'utilizzo sempre più complesso di tecnologie in radiofrequenza, quindi Wi-Fi, wireless, dovranno rivedere quello che è la classe di rischio, perché potrebbe passare sia l'elettrosmog che la radiofrequenza in classe 2A, se non addirittura in classe 1, cancerogeno. Abbiamo necessità di prenderci un tempo pari a 5 anni. Cioè, quando il 5G sarà diventato 6G, ci diranno cosa. E quindi, quando hanno fatto il 5G, hanno detto sì, ma sai, tutti gli esami fatti fino adesso, no, hanno dimostrato che il 4G, ma il 5G, usando meno potenza e andando su di frequenza e mettendo più antenne e antenne più piccole, cioè, capito? Allora, se io ti do un cazzotto, ti faccio un danno, ma se ti do 10 miliardi di sberle nello stesso tempo che io ti do un cazzotto, non hai lo stesso danno. Sì, è vero. È l'assurdità di voler portare avanti le cose a è l'interesse di nascondere la verità, certo. E hai accennato tu il discorso della medicina. Io non voglio neanche entrare su tutto quello che riguarda gli argomenti che stiamo subendo da questi 2 anni a questa parte. Certo. Non voglio neanche entrarci. Voglio entrare solo nella cosa che ho studiato, studio, ho visto. E posso dire, perché quello che ti ho raccontato finora non è un taglio e incolla, un copia e incolla di cose degli altri. Certo che ho studiato gli altri, ma sono cose che io ho visto in laboratorio, o ero presente, o ho partecipato, o ho fatto. I vent'anni di errori che abbiamo fatto prima di capire
la punta dell'iceberg, come funziona. Abbiamo dovuto negare tutta la nostra conoscenza e modificare tutto il nostro pensiero, perché quando sei abituato a ragionare, cioè scusa, per venire a Padova, io abito vicino a Trieste, prendo l'autostrada, ma oltre l'autostrada quante mille strade ci sono? Mm-hmm. Ma prendo l'autostrada, dopo rimango bloccato dopo 10 chilometri, però ho preso l'autostrada, perché l'autostrada, cioè, e l'autostrada serve per arrivare prima, certo, ma non ti garantisce se arrivi e come arrivi. Certo, certo. Ma quando dici abbiamo studiato, abbiamo, cioè quanti siete che collaborate? Allora, nel gruppo di ricerca che abbiamo sviluppato, quello che io ti sto raccontando, certo, eravamo in sei. Siamo partiti io nel 2006, loro nel 94. Nel 96 sono entrato a far parte, anche perché sono più ignorante. Poi un po' di persone le ho perse, perché avevo una certa età, anche se avevo enciclopedia con le gambe, e quindi io mi sono portato a casa tutto quello che mi hanno insegnato. Mm-hmm. E ho trovato delle persone straordinarie, tra cui ho incontrato e conosciuto e parlato anche con Masaru Emoto, ed era quelle persone, come ti posso dire, come i nostri vecchi, quelli che ti prendevano, cosiddetto, tra virgolette, sotto l'ala. Sì. Ti davano l'indirizzo, non ti davano la risposta, ti davano l'indirizzo, e quando tu capivi ciò che loro volevano farti capire, ti davano quel scappellotto che fa male, ma è una grande soddisfazione, dietro la nuca, no? Mm-hmm. Ecco, certo. Io sono cresciuto con il metodo Montessori, molto calcio. Molto calcio, ok. E, sentimi un attimo, per cui per capire adesso, scendendo un attimino nel campo vero e proprio, perché ci è arrivato qualche messaggio che ci chiedono quali sono i dispositivi più pericolosi, se il wifi in casa è meglio o peggio, quanto bisogna stare lontani da un ripetitore, tutte queste informazioni tecniche. Allora, allora, diciamo che la cosa che fa meno peggio, che fa meno peggio, è sicuramente la fibra. Ok. Perché tu arrivi con un segnale pulsato dentro a un dispositivo, e quel dispositivo traduce quella luce nei bit necessari per poi. Però se dopo diciamo che anche quel dispositivo lì è alimentato dalla corrente, e anche se lavora a bassa tensione, alla fintina e cinquina, ma la stessa corrente di casa, parliamo del meno peggio. Ma per cui, scusami, il danno biologico di una bassa tensione è uguale a quello della tensione classica? Allora, non si può dire che è lo stesso. Perché non si può dire? Perché tu devi tener conto minimo sì, di tre parametri. Allora, la potenza, cioè la forza sì, che ti arriva addosso, la frequenza, cioè quante volte in un secondo quel fenomeno si ripete, e la forma d'onda, perché a seconda della forma d'onda tu sai che quel digitale adesso sono dei piccoli panettoni, cioè sono dei picchi 0101 molto vicini, che creano poi come una fisarmonica, come il mantice di una fisarmonica, tutta una banda pietra di segnali variabili e così via. E quindi dobbiamo tener conto di questo. Io tengo conto anche di altre cose, perché abbiamo parlato della bioelettronica di Vince. Poi vado a vedere come si classifica l'acqua del corpo di una cellula. Sì. Vado a vedere come il bioterreno si sposta, verso quale acidosi, cioè promuove quale tipo di tumore. Poi vado a vedere un attimino quali sono gli inquinamenti, cioè i mutamenti biologici nella sequenza genetica, e quindi nel DNA, cioè abbiamo valutato tanti processi per essere sicuri che quello che dicevamo funziona, e abbiamo usato tante metodologie, non solo la bioelettronica di Vincent, ma il Noratest, il lago di Paul,
e altri strumenti scientifici importanti ed evoluti, in maniera tale che se tanti modi di osservare le cose ti danno la stessa risposta, diventa più vera che ho un'analisi di un tipo solo. Certo. E quindi dare una risposta cosa di più, cosa di meno, diventa difficile perché ogni cosa, anche se io prendo due dispositivi uguali, ma di due marche differenti, con due componentistiche differenti, posizionati in un luogo che deve essere uguale, ma se lo spostiamo mi dà, cioè io posso solo dire, creano il danno biologico. Però dopo trovi sempre le persone che ti dicono, ma guardi che rispetto a mio nonno la vita si è allungata, ma guardi Rossi che se fosse vero metà di quello che dice lei saremmo tutti morti. E quindi davanti a tutte queste dichiarazioni del non voler capire e del non voler trovare la soluzione e cercare solo di avere ragione per la qualità di vita che uno fa, io mi arrendo, parlo solo con chi vuole aumentare la propria spiritualità. E la propria spiritualità non parte da un'energia artificiale, parte nell'entrare in risonanza con l'universo. E l'universo non è fatto solo di energia atomica. Certo. Ma solo per il 4%. Non riesco a capire perché andiamo in cerca nell'universo dell'acqua e poi, e quando siamo sul pianeta, l'acqua diventa ogni giorno più sporca e pensiamo che tutto vada bene. Cioè ci sono varie argomentazioni, poi per litigare si sta poco, per capirsi è molto difficile perché ogni parola deve essere spiegata nel contesto. Cioè noi abbiamo toccato un piccolo argomento dicendo dai facciamo una cosa nuova, parliamo del danno biologico, ma stiamo aprendo il vaso di Pandora. Ah beh, qua indubbiamente. E quante informazioni in queste quasi due ore di tempo abbiamo dato e abbiamo disperso. In realtà, anche se non le sappiamo, non le capiamo tutte le cose sono una legata all'altra. Cioè anche il fatto che io ti sto parlando, no, è in una certa maniera, con una certa lentezza, con una certa accuratezza, con l'intenzione di portare conoscenza. Sì. Per esempio conoscenza è una parola anche che andrebbe spiegata, perché con conoscenza non vuol dire conscienza, ma vuol dire con coscienza. E se parliamo della coscienza, vuol dire il conoscere l'io. Quanti di noi conoscono se stessi? Pochi. Ma se non hai l'unità di misura, come fai a misurare? Ah beh, certo. Da quel punto e di questo vista. Che stiamo parlando questa sera. Di misurare ciò che è contrario alla qualità della vita e quindi crea un danno alla bios, alla vita. Certo. Insomma... La prossima puntata ci spiegherai più nel dettaglio allora come in qualche modo difendersi da questo danno biologico causato dai campi elettromagnetici. Sì, e partiremo col fatto che la prima arma di difesa è la conoscenza, con coscienza. Ok, per cui poi ci elencherai insomma i modi, a parte vabbè ovviamente la conoscenza, sapere come muoversi, i materiali di cui parlavi prima. Sì, parleremo più in maniera superficiale dei materiali e delle scoperte fatte, senza entrare sui piani filosofici o spirituali, sì, che comporterebbero molte complicazioni e magari un coordinamento con persone che hanno dedicato una vita a quello, perché io ci sono passato vicino e lo vivo in prima persona dentro di me, ma quello... Io non sono il centro dell'universo, no? Io certo. Sono una piccola particella di Dio messa qui che spera di dare, come ha fatto questa sera, la propria conoscenza agli altri, perché più si conosce, più si sceglie in maniera corretta. Assolutamente. Per cui rimaniamo col concetto che comunque limitare questo danno biologico in qualche modo si può.
Sì, si può, si deve e dobbiamo combattere perché venga messo in atto non solo dalla persona singola, ma anche dalle istituzioni, perché, diciamo una cosa forte, fino a prova contraria, e le prove contrarie le subiamo ogni giorno, il popolo è il sovrano. Sì, ok. Appunto, hai detto, prove contrarie ce ne sono tante, però... quando si parla di soluzioni per difendersi da questi effetti biologici, si parla di un qualcosa che una persona può fare solo per se stessa o qualcosa da applicare a livello sociale? Cioè, quando parli di istituzioni, cioè, sarebbe... Allora, ti rispondo così perché in maniera semplice, perché la tua domanda è così complessa che veramente porterebbe via un'ora. Ecco. Allora, io ti rispondo in maniera banale, ma non volermi male, è solo per tracciare un attimino la via. Sì. Se io prendo un'aspirina, tu guarisci? No. Quindi anche tu devi prendere aspirina. Ok, ok. Quindi il lavoro deve essere fatto sul singolo, ma più singoli siamo, più tutto migliora. Perché dobbiamo pensare che quando tu ti proteggi con un ombrello dalla pioggia, non è che finisce e smette di piovere. Certo. Però, se tu continui a fare in maniera artificiale qualcosa contro di te, ci sarà sempre più pioggia. Ecco cos'è il cambiamento climatico. È l'errore perseguito da tutti per secoli. Certo. Per cui in qualche modo il concetto è che ovviamente l'evoluzione tecnologica con la quale stiamo andando avanti è impossibile fermarla e dobbiamo noi trovare il modo di passami la parola meno impattante. Esatto, meno impattante. Quindi io sto studiando in maniera tale, come anche come Eco Italia Solidale, come movimento, di creare un nuovo manifesto ambientalista, perché ormai anche gli ambientalisti se ne fregano dell'inquinamento elettromagnetico, e questo mi spaventa, e ci sono tante cose più importanti, ma quella che è più invasiva nessuno gliene frega, e quindi bisogna trovare un nuovo patto, come ti dicevo prima, un nuovo patto tra l'uomo e l'ambiente, perché noi come gruppo, e ti dico ancora questo perché ne abbiamo fatto di coppe di crude in questi quasi 11 anni di vita, e siamo nati perché eravamo stufi di fare gli ambientalisti dicendo no a tutti e a tutto senza trovare soluzioni. Noi stiamo combattendo il Parlamento da diversi anni per modificare l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, che parla di ambiente, natura e salute. E vogliamo che, e non siamo i primi, ma saranno i terzi nel mondo, dopo il Venezuela e l'Uruguay, che vogliamo sia scritto nella nostra carta della Costituzione che l'ambiente ha uguale diritti dell'uomo, perché l'uomo senza l'ambiente non può esistere. Questo... E saremo i primi in Europa quando questo andrà. È già passato in commissione, dovrà essere votato, spero il prima possibile, ma visto Covid, visto Presidente della Repubblica, visto ogni giorno una novità nuova, qui si rimandano le cose anche importanti, è stato già passato nella, speriamo passi anche i due rami del Parlamento, e modificare l'articolo 9 e quindi modificare l'articolo 9 della Costituzione italiana vuol dire fare una transizione ecologica, altre due parole inventate senza nessun significato, sì. Una transizione ecologica che abbia rispetto della natura, non solo del business degli uomini. Perché fare due anni di pandemia creando in Italia 9 nuovi milionari, in questo caso milionari, è una vergogna, non è un arrivo. Ah beh, questo indubbiamente, ma... Ecco, ormai... Però nessuno si scandalizza. Ormai ce ne sono così tanti di scandali, a proposito, che ci si è presa la normalità sotto tutti i punti di vista. Ma la rana è bollita. Sì, esatto, è cotta a puntino. Ma io non sono una rana. Esatto. Mio nonno, per come mi comportavo da bambino, mi rappresentava più come un rospo. Ecco. D'accordo, dai. Insomma, abbiamo fatto...
siamo arrivati, mi pare, alla conclusione. Sì, 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 esatto. Ti ringrazio tantissimo per avermi dato questa opportunità. Ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno voluto seguirci e spero di aver fatto, anche se ho detto tantissime cose, di aver fatto un po' più di chiarezza, e gli diamo appuntamento, e sarei tu a dire quando. Sì, tra un paio di settimane poi. Certo, va bene, faremo un po' di pubblicità, sì. E ci faremo sentire, in modo che ci seguono in tanti abbiano l'opportunità magari anche di inviarci delle domande. Io cercherò di essere meno tecnico e soddisfare più risposte possibili, in modo che diamo una visione. Ma possiamo dire che proteggere dal danno biologico oggi, con la competenza che abbiamo, se lo desideriamo, è possibile, è realizzabile. Perfetto. Almeno un attimo di spiraglio e un po' e una ispirazione, sì, un po' più consapevole e meno stressata, visto tutto quello che ci succede. Infatti, qua sembra di non avere più scampo con niente, altrimenti. D'accordo. Grazie ancora. Grazie a te e buona serata. Grazie a te. Alla prossima. Ciao.